Buonasera Di Francesco. Se non sbaglio è la prima volta che in ottobre ti va bene con il Milan. È successo l'anno scorso come oggi, con Sassuolo fu questa sconfitta. Una vittoria comunque penso tutto sommato ricercata, una squadra abbastanza fredda, cinica, che ha dimostrato la propria priorità. Vorrei un... Una squadra matura che ha lavorato più con la testa che con le gambe questa sera, perché venivamo da una settimana particolare in cui ci sono stati tanti infortuni e un viaggio lunghissimo che qualche energia ce l'ha tolta, però oggi ai miei ragazzi prima della gara ho detto che più che il fisico e la tecnica oggi contava la testa e ho avuto una grande risposta da questo punto di vista, perché la squadra ha rischiato poco, magari si è abbassata un po' troppo in alcuni momenti della gara per merito anche del Milan, però dopo un certo punto della gara ho cambiato dal punto di vista tattico, alzando un pochino Nainggolan, cercando di dare maggiore pressione a Biglia, che giocava con troppa facilità, ed era una cosa che avevamo preparato in maniera differente e non riuscivano però ad arrivarci. Allora ho messo un uomo fisso che ci ha dato magari maggiore certezza che non giocassero da una parte all'altra, perché quando difendi a quattro il rischio più grande è quello di abbassare troppo gli esterni, ed è quello che ci era accaduto per alcuni momenti della gara. Grazie. Prego. Prego. Sì. Volevo chiederti se questa è la giornata più bella, più importante della tua ancora breve carriera di allenatore, e se magari ti dispiace poter aver messo in difficoltà Vincenzo con questa vittoria qui a San Siro. No, l'ultima sarebbe da ipocrita rispondere in maniera differente. Dopo le partite, dopo la partita, come io lui per me, io per lui, siamo grandissimi amici, fratelli, però durante le partite è una guerra, nel senso che ognuno vuol vincere la propria battaglia. L'ho vinta io sto giro, in altre occasioni è andata meglio a Vincenzo, per quello assolutamente. Gli auguro, come ha detto lui ieri, maggior fortuna nelle prossime gare. È stata una vittoria importante, per me non è la più bella, perché va ad inanellare delle vittorie consecutive che abbiamo fatte. Secondo me la più importante invece, che qualcuno ha denigrato, è stata quella in Champions, perché la Roma non vinceva in Champions non so da quanto tempo, ma tanti tanti giorni, ed era importantissimo dal punto di vista sbloccarsi, e l'abbiamo fatto, ed è stato per me uno dei risultati più importanti che ci ha dato anche forza per venire a giocare al meglio questa gara. Salve mister. L'impressione che ho avuto questa sera è stata quella di vedere una Roma meno arrempante delle altre volte. Il Milan in certe circostanze è sembrato nettamente superiore. Lei come la vede? Io credo che se andiamo a guardare i numeri, quando uno è superiore tira in porta 10 volte e il mio portiere fa 15 parate. Se per utilizzare questo termine, magari ci ha avuto un po' di predominio territoriale, il che è differente parlando da tecnico. Il mio portiere ha fatto una parata importante su un tiro di Bonucci su un calcio d'angolo, per il resto non penso che sia stato molto impegnato dal punto di vista delle parate, e i tiri, se li andate a guardare come il possesso palla, abbiamo avuto maggiore possesso noi, perlomeno uguale, perché alla fine siamo rimasti un uomo in più. Tiri nello specchio ne abbiamo fatti noi in più, per quello parlare di predominio del Milan o perlomeno arrembante non sono assolutamente d'accordo, però ognuno è giusto che veda le proprie partite come vuole, io le spiego tecnicamente da tecnico. Mi è sembrato più arrembante in certe circostanze il Milan, come se la Roma fosse in difficoltà, poi non, sì, per il resto il risultato parla chiaro. No, ma guardi, il risultato lo dice uno che qua ha perso giocando grandi partite, magari 4-3 e facendo molto meglio di oggi, però ogni partita ha una sua storia. Ogni squadra ha una sua storia, il Milan voleva fare risultati di così, veniva da un momento particolare, il Milan ha fatto per me una buona gara. Ma la Roma è stata, come ho detto prima, molto più intelligente nel saper soffrire in momenti difficili come le grandi squadre. E noi per essere una grande squadra passiamo attraverso anche queste vittorie fatte più con il cuore e con la testa che con altre caratteristiche. Buonasera, si aspettava un Milan simile, le difficoltà che aveva incontrato stasera erano quelle che aveva programmato, e quanto è vicina la Roma che stai cercando? No, quando si gioca contro una difesa a 5, se vuoi essere aggressivo devi cercare di alzare i tuoi esterni. Noi purtroppo in alcuni momenti della gara ci siamo abbassati un po' troppo, e come ho detto prima prendevamo male Biglia, tranne i primi 15-20 minuti in cui abbiamo recuperato 4-5 palloni pericolosissimi nella metà campo del Milan, ed era quello che io un po' avrei voluto. Però ragazzi,
Le partite non è che una squadra le può dominare 90 minuti, non esiste una squadra che domina una gara 90 minuti. Con l'Inter abbiamo dominato 70 minuti, abbiamo perso 3-1. E allora sta a significare che certi momenti della partita si deve sapere anche soffrire, perché si gioca, non giochiamo da soli, ma giocano anche gli avversari. Il Milan me l'aspettavo così, perché per me ha giocatori di grande qualità, di tecnica, ha un attaccante che, André Silva, secondo me è un giocatore molto molto interessante, è normale che deve ancora un po' adattarsi a questo campionato, ma in prospettiva ritengo che ha grandi potenzialità il Milan. La Roma, mancano tanti giocatori, noi abbiamo investito su Schick, su Karsdorp, su chi c'è fuori anche, ne sono tre. Emerson, De Frel, oggi, vabbè, De Frel l'ha giocato, però hai tanti giocatori che sono fuori, che darebbero ancora maggior valore a questa squadra anche nelle alternative. In questo momento siamo un po' carenti davanti, con la possibilità di poter alternare alcuni giocatori, tipo Stefano Sharawi ha giocato poco all'inizio, ha fatto 3 partite in una settimana, un pochino ha pagato, no? La terza partita, per ricordare a tutti che è fisiologico, che in determinati ruoli non si possono fare 3 partite consecutive. Mister, buonasera. Sì. Ciao. Ciao, Giuseppe. Volevo chiederti questo, una cosa tecnica, Strootman, se è una botta, se è roba seria oppure è facilmente assorbibile. Invece per quello che riguarda l'andamento del campionato, la Roma ambizione non l'ha mai nascosto, voi non vi siete mai nascosti. Se potessi far sparire una squadra in questo campionato, in questo momento, faresti sparire più la Juve o il Napoli? Non voglio dire il Napoli, anche se lo penso, perché ci gioco la prossima settimana, sarà, mi auguro, una bellissima sfida. Magari è la Juve quella che ha determinato alla fine, ha avuto maggiore continuità, alla fine è sempre arrivata, per quello magari la Juve sarebbe la squadra veramente da battere, anche se dico che il Napoli è una squadra, come dice Sacchi, una sinfonia in questo momento, e vorrei che anche la mia squadra crescesse da questo punto di vista, però pian piano sono convinto che possiamo solo che migliorare il nostro gioco, che è stato in alcuni momenti ottimo, in altri magari con meno continuità. Però si lavora poco in settimana, si è lamentato Sarri che ci lavora da 3 anni, figuriamoci cosa potrei dire io che non riesco a fare allenamenti continui con la mia squadra, magari dove prima ero più abituato. Strootman è una botta, purtroppo i dottori sono, io li vedo, li faccio, quando mi dicono è out. Ha preso una botta forte che non gli permetteva più di correre, poi alla fine bisogna vedere cosa comporterà questo ematoma. Sì, una botta, un trauma. Col trauma si forma un ematoma muscolare. Poi tecnicamente ve lo spiegheranno meglio i dottori. È un trauma contusivo interno coscia nella zona adduttore vasto mediale. Posso? Ti hanno dato la laurea. Hai visto? Posso? L'ultima, grazie. Ciao Eusebio, tu conosci bene Roma, ci hai giocato, sei allenatore. Qual è dopo questa vittoria il pericolo maggiore che corre la Roma? No, era maggiore se non vincevamo o se si perdeva. Io dico che invece bisogna, no lo so, l'esaltazione fa parte del calcio un po' in generale, ed è giusto più esaltarsi che buttarsi giù. Per quello contento della vittoria, il lavoro che bisogna fare è quello più intelligente adesso all'interno della squadra. Ma i ragazzi da questo punto di vista stanno crescendo, perché sono un po' un martello, magari non lo dimostro quando vengo qui, ma dentro il mio spogliatoio so che tasti toccare. Grazie a tutti. Grazie a voi.